never made a skilled sailor. C'è una tappa del Giro d'Italia passata alla storia per un grappino e un paio di maglioni pesanti. È il 5 giugno del 1988 quando Vincenzo Torriani, il patron del Giro d'Italia, si sveglia di cattivo umore. Sta con una sigaretta all'angolo della bocca e guarda in alto, verso la cima del Gavia, la montagna nera, con quei nuvoloni neri quasi viola che minacciano neve. Ma non nevica, non ancora. È forse la tappa più bella di quelle che ha organizzato, pensa. Non si può rinunciare a quei 4 chilometri di salita sterrata, assolutamente no. Il giro, il ciclismo, hanno bisogno ogni tanto di salite così. Finisce la sigaretta e poi, con il naso che ancora sa di fumo, alle 9:45 decide. Si corre! La maglia rosa è da due giorni coppino chioccioli. Ha 33 secondi su Zimmermann, 55 secondi su Visentini, un primo e 10 su Giupponi, un primo e 18 su Amstel. La maglia ciclamino invece è sulle spalle dello scapestrato olandese Johan van der Velde, uno che da giovane ha avuto qualche problema con le anfetamine, ma che ora ha messo la testa a posto, più o meno, e vuole continuare a comandare fino in fondo la classifica a punti. È reduce da due tappe in cui ha accumulato minuti su minuti di ritardo in classifica generale. Ed è proprio lui che parte come un pazzo all'altezza di Lago Nero, più o meno a metà della scalata, ignorando tutto e tutti. Vuole vincere la tappa, la salita, lo sterrato. Indossa come tutti gli altri una maglia di cotone con le maniche corte e all'inizio della scalata ha anche gettato via l'impermeabile. Dopo due curve però inizia a nevicare. Johan accelera, incurante, i muscoli tesi e potenti, e così, nella neve, oltrepassa in solitaria la cima del Gavia. Lassù c'è un mucchio di gente che gli corre incontro. Provano a fermarlo, dato che hanno capito che la discesa può rivelarsi peggiore della salita. Ma quel giorno non c'è niente da fare. Van der Velde rifiuta pure la mantellina, si fa spazio tra la folla e imbocca la discesa verso Bormio, su una strada larga forse 2 metri, bianca di neve e marrone di fango. Si lascia tutte le urla alle spalle, pensando ancora che fossero solo di incoraggiamento. E mentre fila veloce a naso in giù verso il traguardo, inizia a capire che qualcosa non va. I muscoli si irrigidiscono, le mani diventano insensibili, le ginocchia sono a malapena utilizzabili e tutta la sua bici trema come se avesse una gomma bucata. Sta congelando. Frena con i piedi, si ferma e a stento riesce a raggiungere un camper parcheggiato a bordo strada, farfugliando qualcosa. All'interno trova una famiglia di francesi. Questi lo avvolgono nelle coperte e lo riscaldano con la grappa. Poi gli fanno indossare un paio di maglioni per finire la tappa. Van der Velde riparte e arriva a Bormio 3/4 d'ora dopo il primo classificato, quando tutti ormai lo danno per disperso. E Andrew Amstel è già salito sul podio per vestire la maglia rosa strappata a chioccioli. Ma è lui l'eroe della giornata, l'olandese pazzo con la maglia ciclamino di cotone, con le maniche corte, una maglia che riuscirà a difendere fino a Vittorio Veneto, fino all'ultima tappa di quel giro, e che oggi è appesa nel salotto di casa sua. I mari calmi non hanno mai formato un marinaio esperto.